domanda e ho risposto. Hai risposto dicendo che insomma mi piacerebbe se un giorno dovessi incontrarlo. E quel giorno? Incontrarlo però, Senti come vabbè, intanto facciamo tanto, quello che tanto possiamo. Fammi vedere un attimo. Tanto oggi sforiamo, Ah, perché? No. Si vede? Si vede? Questa è la donna. Si vede? Aspetta, mettermi la voce. Volume. Si sente però comunque. Pronto? Pronto Luciano, mi senti? Ma che sta dormendo? Luciano? Ma ha risposto. Ma ce l'ha il tuo numero? Ce l'ha il tuo numero, sì. Sì, ce l'ha. E allora, se qualcuno... Facciamo tutto in diretta, noi, ragazzi. Se c'è qualche vicino di casa che lo... Se noi facciamo tutto in diretta, mica... Pronto Luciano? No? Niente, chissà dov'è Luciano, aspetta. Niente ragazzi, io ti giuro. No, però oramai dobbiamo. Io arrivo fino al TG2 delle 13. Arrivo fino al TG2 delle 13. Ma c'è il campo qui? Ma sarà un fisso. Pronto Luciano? Niente, si chiude appena chiude, non c'è. Non vuole. Tutto chiamato. Ecco, mi sta chiamando lui. Attenzione, Luciano? Pronto, buongiorno. Silenzio, ragazzi, silenzio. Luciano, ci hai chiamato tu con WhatsApp, mi sa, eh? Non riuscivo a prendere la linea, a sentire. Oh, allora, Luciano, ho visto il tuo nome, per cui mi sono precipitato nel richiamarti. Oh, allora, intanto diciamo che Luciano Spalletto è vero, perché oggi, purtroppo oggi, tra intelligenze artificiali, tra imitatori, non sai mai cosa. Invece no, qui ci abbiamo l'originale, Luciano Spalletti. Sai chi c'è alla mia sinistra, Luciano? No. C'è Francesco. Sì. Francesco Totti. Ce l'ha presente quel centrocampista, quell'attaccante che avevi qui quando allenavi la Roma? Ce l'ho presentissimo. Il falso 9? Falso 9 e anche 10. E anche 10. Senti, vuoi dire qualcosa Francesco? Vi volete dire qualcosa qua in diretta? Vi date un appuntamento per questo abbraccio? Buongiorno, mister. Attenzione. Ciao Francesco, ciao. Come stai? Sto abbastanza bene, grazie. Ora che sento anche un po' meglio. Dov'è l'appuntamento? L'appuntamento? No, tanto lui adesso a Roma, no? Sì. Gioca nazionale. Vi vedete là? Vi vedete? Ci sarà occasione, penso, dai. Non davanti alle telecamere, perché no. Privato? Sì. Giusto, come è giusto che sia, vero Luciano? Ma sarebbe bello che lui venisse insieme a me a trovare tutti questi amici in comune che abbiamo lì al Bambin Gesù. Faremmo una cosa insieme per donarla anche un po' agli altri, perché mi sembrerebbe brutto andare a fare un aperitivo io e lui, andare a una cena io e lui soltanto. Meglio donarlo quel momento lì a tanti bambini che conosciamo e con i quali abbiamo condiviso molte emozioni della Roma. Va bene, fatta! Va bene? È fatta, Luciano! Ok, grazie. Ciao mister. Grazie, Luciano. Ciao. Luciano Spalletti, appuntamento con Francesco Totti. E pace fu. Che bello. Vengo pure io, mi sta scherzando. Chiamami e siamo lì tutti a Bambin Gesù. E se di mattina vengo, dopo la puntata andiamo. Mi sta scherzando. E adesso annuncia tu, guarda che c'è. Fai vedere perché ci siamo dimenticati di quello. Golden Minute. Sì. Vai con Golden Minute.